E ne siamo già dirò pronti a 4. partire. Siamo già Siamo già pronti a pronti per la partire con gara. la prima delle due manche qui a Red Bull Ring. Attenzione, in particolar modo la partenza, perché qui partire da fermo non è per niente semplice con tutti i cavalli che provano a mettere a terra queste auto senza alcun tipo di downforce, ovviamente partendo da fermi, e senza alcun tipo di grip meccanico, proprio per l'intensa Ovviamente acqua sempre che si è griglia, fatta. ovviamente sempre griglia invertita rispetto al campionato, quindi vediamo Simon 87 in pole, chiude lo Neros. schieramento il buon Jetix, il Ecco, siamo primo pronti. Siamo già pronti. si Partenza in questo parte. momento con Bray 52, la new entry che fa una grandissima partenza su Jaguar e va ad infilare la prima fila e a mettersi davanti in curva 1. Attenzione adesso, molto difficile con Bray che si ritrova dall'esterno sullo sporco, perde molte posizioni, riesce molto bene nel controllare la macchina, infioccano già le prime penalità che sono state reinserite nel gioco nell'ultimo aggiornamento, infatti si vedono già gli effetti. Eros quindi primo con Zio Adolfo dietro lui, che ha fatto una buona partenza seguito da Simo 87, però che viene però passato da Menfi adesso, e mette nel mirino anche Zio Adolfo. Menfi ha fatto una grande partenza per il team Mercedes, Eros prova a mettere un po' di ma dietro spazio, forse tra lui e le macchine di solito lo centrano più che andarsene via. e È adesso stato molto Eros sicuramente sfortunato. sta provando ad andarsene via con tutte le sue forze. Dietro intanto la bagarre è accesissima, sono tutti Locomotiva side by passa side. Brail 52 adesso all'interno, però si difende Brail dall'esterno, riesce ad avere una buona trazione. Locomotiva ora a lungo E nella seconda curva sinistra. viene infilato da Ghisu. Esatto. E E anche anche Elio Daniel Oles, Auer. momento molto difficile per Locomotiva adesso, che viene passato anche dal John Carter, si è penultimo Locomotiva, addirittura ha perso un sacco di posizioni nel misto del primo giro. Attenzione a Ghisu che passa sul compagno di squadra, e Brail è passato dal girare primo in curva 1 ad essere undicesimo in questo momento, Anche e questo Nicefox molto non difficile, brillantissimo, se momento ne per il dietro anche quinto alla posto locomotiva. anche. Attenzione. Esatto, adesso prova a prendere l'interno a Jeffrey, Lo tocca. toccata, meno male Jeffrey è riuscito ancora una volta a tenere dritta la macchina. E ora con le Jetix toccate non sembra affondare subito, ma poi comunque prende la posizione. Vedremo se ci sarà qualcosa da investigare a fine gara. Forse dopo la toccata era meglio non sopravanzarlo, però sì, vedremo. mi trovi d'accordo purtroppo. E Nightfox sicuramente non avrà il problema di consumo delle anteriori come a Catalunya, perché appunto queste gomme da bagnato sono molto molto resistenti. Non ci sarà sicuramente il problema Di del Catalogna. risparmiare gomma. Ok. Esatto. E forse il locomotivo forse è quello che sta più soffrendo, perché di solito guida pulita, molto conservativa sulle gomme, forse non è tanto efficace qua sul bagnato di questo gioco. Intanto Eros è scivolato in terza posizione. Sì, Di Adolfo è riuscito a superato superarlo e anche Menfi. esatto. Perché mancava veramente troppo poco al traguardo per non darglielo. Adolfo che prende penalità di mezzo secondo, adesso è sotto attacco da Menfi, che ha avuto un'uscita ottima dall'ultima curva, fa segnare anche il giro più veloce in questo momento. Si Menfi che si affianca affianca all'interno e e vediamo un lo po' se riesce a supera. completare la manovra. Prende il dissuasore, ma un ottimo spunto da curva 1. Ma adesso zio Adolfo che ha la sua scia. Vediamo cosa decide di fare. Menfi difende l'interno, zio Adolfo prende l'esterno, non c'è molto spazio qui. Menfi forse non l'ha visto e ha chiuso come quasi non ci fosse. Zio Adolfo all'interno, il suo passo molto maschio, ma forse proprio al limite, ma ci può Diciamo che stare se perché non c'è lo non l'ha spazio, lo zio speronato. Adolfo lo trova, se lo crea. Non l'ho proprio speronato, mi ha detto gentilmente si sposti perché io ho pensato bene. Dovrei andare. Bisogna mettere trazione Eros, si vede Ecco come qua, riesce, ecco si qua, vede Jetix si come avvicina e Rosaisme lo fa direttamente passare. Ha alzato il piede, forse ha visto che non valeva la pena di lottare troppo con il pilota più veloce in pista. In questo momento è quarto, però si ritrova subito tallonato da Jeffrey in questo momento, Rosaisman. Sicuramente memore delle gare passate, Eros vuole chiudere una gara dal primo all'ultimo giro, quindi non vuole problemi. Attenzione, adesso arriva lungo leggermente Eros con Jeffrey con l'infilo all'interno in maniera molto pulita, e ce la fa anche Jeffrey a passare Eros Iceman. Adesso Eros che
in un momento di abbastanza difficoltà. Elio Alves ha sorpassato Moroni, adesso si butta la caccia anche lui di Eros, che si difende all'interno in questo momento. Difesa efficace, però è largo, è uscito fuori. Attenzione alla gomma sporca adesso. Eros Iceman, sarà difficile per lui trazionare, infatti Elio Alves lo passa. Adesso si trova però all'esterno, vediamo cosa succede. Ma mi sembra che l'abbia chiusa tranquillamente Elio, anche il giro più veloce Elio, 34 e 5. Attenzione perché si sta formando una bella lotta qui, un quartetto, mentre Mempi ha ripassato Gio Adolfo intanto davanti, l'ho visto con la coda dell'occhio, mentre locomotiva era all'interno di Moroni, riesce a evitare il contatto, ma ancora dice, sono affiancati due posizione. Incredibile, sì, questa staccata ha fatto, questa staccata ha fatto. Verso il passo di Loco, che adesso mette nel mirino Kisu, che è andato largo. La prima figlia di campionato, perché abbiamo due ex ego in questo momento. Jetix e Locomotiva è uscito fortissimo adesso. Gli ha già preso l'interno. Qui potrebbe veramente. L'ha già passato. Vediamo adesso se riuscirà. Debole in curva 1 Locomotiva. Sì, spesso adesso prova all'interno Locomotiva, che gran staccata! E riesce a mantenere la vettura all'interno, grande staccata di Locomotiva. Quindi abbiamo curva 1 che in quel fortissimo di Mr. Nightfox, e curva 2 invece la quale si è infilato in un fazzoletto incredibile. C'era Mr. Nightfox, proverà a restituirmi il favore adesso, ma Locomotiva stacca sempre molto tardi. Ha una riesce a mantenere la macchina alla corda anche. Sì, ha una staccata molto profonda, mentre ci deve attaccare giustamente all'interno. E stacca molto tardi Jetix, molto più di Gio Adolfo, che prova lo switchback, ma molto anticipato, infatti va a prendere il salsicciotto dissuasore all'interno della Remus. Salsicciotto mi piace. Non so se ci sarà un pit stop, credo di sì, in tutte le gare che abbiamo visto. Nelle altre gare serviva il pit per cambiare la gomma. Quindi non per la benzina. Però ti dirò, certi piloti hanno risparmiato tanta benzina, come Zio Dolfo per esempio, a quasi metà serbatoio, quindi lui sicuramente arriverà alla fine. Mentre Jetix l'ha usato un bel po'. Forza di battere i 33 e mezzo. Sì. Mr. Nightfox è l'altro pilota, l'unico altro pilota insieme a Jetix che è stato molto cattivo sulla benzina. Infatti va ai box in questo momento Mr. Nightfox, quindi di male in peggio per lui, non è riuscito a rimontare e addirittura adesso va ai box, viene superato dal suo compagno di squadra Sim87, e anche lui in difficoltà, anche lui dovrà andare ai box, quindi strategia unificata per le Williams anche, ed è a rischio su Brain in questo momento Mr. Nightfox, che cambia anche le gomme, perde ulteriori 4 secondi e infatti si esce dietro Brain, l'ultima piazza in questo momento di internet. Scelta a 5 giri dal termine, è veramente ardua la situazione per Mr. Nightfox in questo momento. In questo momento Zio Adolfo alle calcagne, che ora prende l'interno arrivando alla penultima curva. Jetix prova di tutto all'esterno, si toccano i due. Jetix non vuole assolutamente cedere la posizione, ma ora va larghissimo, avrà gomma sporca rientrando nell'ultima curva, infatti va largo anche nell'ultima curva. Ma Zio Adolfo, è successo qualcosa anche a Zio Adolfo, perché ha avuto forse un contatto con Jetix e ora viene passato da Elio Alves. È subito pronto, l'ha passato ancora prima nella staccata. Ed Elio Alves è veramente messo bene adesso, Attenzione a Elio Alves. Attenzione a Jeffrey, che adesso prende già l'interno di Jetix. Jeffrey terzo in campionato, sarebbe una mossa veramente ottima per lui. Leggero contatto con Jeffrey, che non vuole saperne di lasciare spazio a Jetix e compie una manovra. Jetix è veramente al limite della sua guida in questo momento, ma ancora sullo sporco fuori pista, viene passato anche da Elio Alves questo momento. 3 giri al termine, Jetix è in riserva, deve fare molta attenzione Jetix a non finire la benzina o essere costretto a fare un pit. Ora tutti leggermente lunghi, Elio Alves, Jetix, Zio Adolfo ne approfitta e passa Jetix, quindi Jetix che nell'ultima parte di gara è caduto a picco. Da sì, ce la potrei anche fare. Meno di 10 litri addosso Jetix.
E ora bisogna vedere Jeffrey e Elio Alex, secondo me saranno veramente molto. Sì. Cioè Elio Alex stava arrivando su come un ossesso. Anche Jeffrey ha gente 6 molto secondi e veloce. 4 di penalità. Oddio! Oddio, questo sì che è pesante per lui. Questo sì è che è molto pesante. Pesante. Riesce a perché sì, la sconti un po'. facile, ma 6 secondi sono veramente troppi. Adesso. Mentre Jetix. Jetix non credo ce la faccia. Ecco. Deve fare un ultimo giro. A questo punto io farei uno splash, perché comunque 10 secondi ti permettono di fare uno splash. Non vai no, box. Non rientra. Quindi 10 magari... secondi di vantaggio su locomotiva sono veramente abbastanza per fare uno splash in water. Jetix che si gira quasi! Cosa ha tenuto, Jetix? Cosa ha salvato? Cosa ha salvato? Ma non ce la fai con un litro addosso, Jetix! È veramente la disfatta per lui adesso. Dovrà farsi tutto l'ultimo giro a 80 km all'ora. Perché non è rientrato in box? Incredibile. E non sono e sicuro che ha finito la benzina. Viene passato in questo momento dalla locomotiva e poi da tutti gli altri verrà passato. Incredibile finale di gara per Jetix. Scontare mentre Menfi davanti va a prendere la vittoria, un'altra vittoria per il team Mercedes, ma la sua prima vittoria del campionato per Menfi, che ha fatto una gara veramente da manuale, gestita perfettamente. Menfi va a vincere, va a prendere la sua prima vittoria, mentre Jeffrey non ce la fa scontare la penalità, quindi il secondo posto è di Elio Alex e Jeffrey scende anche sotto Zio Dolfo per i 2 secondi in totale di penalità che ha accumulato. Quindi Menfi, Elio Alex, Zio Dolfo terzo, quarto Jeffrey, quinto locomotiva, come sempre sul finale riesce a raccimolare con lui. Lui sul finale arriva, Ghisu chiude in sesta posizione. E arriverà a settima posizione per Eros. Ottima gara di Elio Ale, di Eros Iceman. Molto ottima buona. Night Fox che si toglie la soddisfazione di prendersi il giro veloce. 32-6. Sì, sì, ha cambiato la gomma, quindi forse un pochino più di. Vediamo se Sim 87 Bull riesce a passare anche lui Jetix e va a chiudere in nona posizione, quindi. La posizione anche del suo addirittura è in contesa con Braille 52 che sta arrivando fortissimo. Jetix che sì, è Braille che lo passerà a questo punto sul traguardo. Prenderà anche Braille, la posizione prende la decima piazza. Sì. Prende la decima piazza proprio soffiandogliela sul traguardo. Jetix undicesimo, è un risultato che gli mette veramente un macigno nella sua classifica di campionato. Moroni, dodicesimo. Deve puntare tutto su gara 2. Jetix partirà più avanti. Partirà in prima fila e dovrà cercare di dare tutto. Mi sono perso al John Carter, sì, perché al John ha abbandonato la stanza all'ultimo giro. Non so bene cosa sia successo. Quindi sicuramente ci sarà da salvare il replay. Mentre Menfi in questo momento celebra la sua vittoria. Un altro trionfo Mercedes. Primo e quinto posto per il team Mercedes. Però anche terzo e quarto per il team Red Bull. Quindi Mercedes e Red Bull che come un po' a Catalunya sono molto molto vicini nella prestazione complessiva del team. Scusa, siamo pronti già per la seconda gara. Pochi puntati a questo punto sulla prima fila. Attenzione alla falsa partenza, attenzione al wheel spin in partenza. Partiti! E partiti in questo momento con Jetix che fa una buona partenza, un buono scatto. E subito all'interno, subito primo in curva 1. Segue Mr. Nightfox, Moroni e Mr. Nightfox, con Mr. Nightfox all'interno che ha toccato Moroni, ha staccato veramente forte Mr. Nightfox. E in questo momento Moroni rientra quarto, quinto, perde posizione purtroppo. E ha staccato ancora il bante di Mr. Nightfox che voleva sicuramente rifarsi da gara 1. Sì, gara 1 che l'ha visto costretto anche un pit. Attenzione locomotiva anche, loco tutto interno in questo momento, staccata molto molto... delicato con Zio Adolfo che viene quasi girato un pilota dietro di lui, perde per un attimo il controllo, poi lo ritiene all'ultimo secondo, riesce a conservare perlomeno l'ottava piazza adesso, quel poco che attenzione già quarto e va all'interno di Brenn in questo momento, leggero contatto ma le posizioni non cambiano. Il gruppone che ha completato già la prima metà di giro
osservatorio, vedere quello che succede lì davanti. Se vediamo intanto il primo giro lanciato di Jetix, ha quanta piazza, ha messo leggero esitazione e si fa passare da Jeffy e da Simo 87 in questo momento. Ed è stato comunque bravo a tenerla. Poi abbiamo Ghisu e Rosaismen 11esimo, Moroni 12esimo. Moroni purtroppo penalizzato dopo il contatto con curva 1 con Mr. Nightfox, che ha preso la leadership. Jetix ha perso un sacco di tempo adesso. Jetix, non ho capito bene che è successo a Jetix. Ha commesso per forza un errore, perché ha perso veramente due posizioni nel giro di due curve. Strano, veramente. quindi Mr. Netflix passa il traguardo del terzo giro in testa al gruppo. La locomotiva negli scarichi, leader a questo punto del campionato. Sì, dopo l'ottima Mansur, un'altra prima piazza. Mettere Menino un attimo con record di vittorie multiple campionato. Io Jetix lo vedo in netta difficoltà comunque, perché comunque continua a perdere. Mamma mia, che rischio con Jeffrey, che a sua volta gli lascia pochissimo spazio. Jetix si gira Jetix, va totalmente in erba. Weekend da dimenticare per Jetix, che adesso rientra in pista troppo forte ed esce Jetix, è uscito dalla gara, ha abbandonato la stanza, e questo è veramente clamoroso da parte sua, clamoroso come ha chiuso Jeffrey sull'erba in quel modo. Anche zio Adolfo ha abbandonato in questo momento, non vorrei che siano i suoi soliti problemi di connessione. Zio Adolfo forse ha qualche problema di connessione, non è scolpando su queste condizioni. Mentre abbiamo un altro ritiro, era Moroni che si è ritirato. Esattamente. Ora Braille ha perso un po' di terreno, però attenzione, perché davanti la lotta è accesissima ancora, con locomotiva che è sempre molto vicino a Mr. Nightfox. Adesso locomotiva addirittura all'esterno, prova la staccata e ce la fa chiudere la staccata. Incredibile locomotiva, che sorpasso, benissimo. Ben fatto da parte di locomotiva, che all'esterno ha staccato più tardi, è riuscito a chiudere la staccata. Adesso Mr. Nightfox vedremo se saprà rispondere. Cavolo, non è proprio facilissimo. Usa ancora, perché... in questo momento ha finito Nightfox il questo pass. Totalmente fatto, finito. Locomotiva ce l'ha ancora quasi. Ha fatto veramente un sorpasso esagerato locomotiva, roba da straccio di licenza, veramente staccata all'esterno con chiusura di porte in faccia e senza possibilità di risposta da parte di Nightfox. Mi sembra di vedere Elio Alias che abbia ancora tutta la modalità sorpasso piena. Io penso che anche nelle gare scorse sia capitata questa cosa, qualcuno dovrà dirlo a questo pilota che c'è questa possibilità, perché io credo che lui non lo sappia arrivati a questo punto. No, eccolo, l'ha appena usato. Ah, ecco, mi ha smettito in diretta, perfetto. Okay. No, l'importante è sapere che ci sia. Cosa mi ha sentito in live, ha detto, cavolo, ce l'ho ancora tutto, adesso ne usiamo un po'. Perché... 4. E usare anche tutto il push to pass, via, andiamo. Esatto, infatti è fucsia nel primo settore, però arriva lungo adesso in curva 2. Penso che a questo punto le probabilità, le possibilità di tentare un sorpasso siano quasi del tutto vanificate per lui. Forse mi concentrerei di più sull'arrivare al traguardo, perché quella benzina sta sempre più svanendo dal suo serbatoio. Se mi senti, Elio Alias, basta push to pass, basta, non ne diamo più. Esatto. A questo punto locomotiva per andare a reclamare la terza vittoria di questo campionato, con la quale va a prendere in maniera indiscutibile la leadership sia del campionato piloti che del campionato costruttori. Locomotiva va a vincere a Red Bull Ring la seconda manche, secondo Mr. Nightfox rinato sull'acqua, e Jeffrey chiude il podio e Dionis quarto, ottimo la sua gestione all'ultimo giro. Meffi quinto va a portare in cetta di punti al team Mercedes, che si consolida ancora di più come il team da battere, la prima forza in campionato. Ghisu porta a casa un ottimo sesto posto, seguito da Aero Sizeman, che fortunatamente questa sera è riuscito a chiudere entrambe le gare senza problemi. Va a prendersi una settima piazza dopo aver chiuso in ottava gara 1, se non mi dico. Altro Eros è riuscito infine a passare Simo 87, erano vicini alla riuscita del pit di Simo
E ce l'ha fatta Eros a prendere questa settima piazza. Ottime le due manche per Eros oggi. Benissimo. E Brail va a chiudere in nona posizione e dovrebbe essere l'ultimo con le disconnessioni che ci sono state, gli abbandoni dalla stanza. Quindi Brail va a prendersi l'ultima piazza di questa gara. Altra manche spettacolare per questo Formula 1 Classic Targaryen Tornado Racing Team. E cos'altro aggiungere? Non vedo l'ora di sentire i piloti, devo essere sincero. Sì, sì, assolutamente. Anch'io sono molto curioso di sentire cosa avranno da dirci i piloti. Esatto. Mentre altra vittoria per la Mercedes, terza vittoria per la locomotiva, che va a questo punto ad eguagliare il suo numero personale di gara di 3. Ciao amici, sapete cosa beviamo qui a Chattanooga, Tennessee? Qua nel sole ti spacca il 4? Non si sbaglia, una brocca di acqua ghiacciata e tutto il gusto dei Lipton Ice Tea. Hey gang, Lipton Ice Tea! Great idea, Dan! Ooh, Lipton Ice Tea!